Oggi c'è stato questo corteo antifascista qua a Genova, che è stato indetto da una realtà genovese che è l'Assemblea Antifascista, e è stato però anche voluto da una larga parte della cittadinanza di Genova a seguito dell'apertura in questa città di due nuove sedi fasciste. Genova è una città che non aveva mai avuto la presenza organizzata di gruppi neofascisti, e una città con una tradizione antifascista molto forte e molto radicata sul territorio. Da qualche tempo dei gruppi neofascisti hanno provato a reinsediarsi in questa città, e questa è stata una grossa novità. Allora, Casa Pound è il gruppo neofascista più forte in Italia in questo momento, numericamente e come radicamento sul tessuto nazionale. È un gruppo che si definisce, loro si definiscono i fascisti del terzo millennio, con questo apparentemente bizzarro nome vogliono dire che rivedono l'ideologia fascista cercando di adeguarla ai cambiamenti storici in atto in questo momento. Loro si presentano alle elezioni, quindi sono un gruppo che verrà votato alle elezioni che si terranno tra poco, e lo possono fare anche se nella Costituzione italiana c'è scritto che non è il fascismo non è legale, perché appunto dicono di non essere più quel fascismo lì, ma di essere un fascismo diverso. E in questo modo qua, perché sono stati comunque sdoganati dalle istituzioni italiane che hanno permesso che potessero aprire delle sedi, potessero fare attività politica e potessero anche presentarsi alle elezioni, si presentano alle elezioni italiane. E la loro ideologia in questo momento, loro dichiarano di essere dei sovranisti, vorrebbero il recupero della sovranità nazionale italiana contro l'Unione Europea, dichiarano di essere contro l'immigrazione, la forte ondata migratoria, e quindi sono fortemente razzisti e dichiarano apertamente il loro razzismo, e vogliono che lo Stato si prenda cura della cittadinanza autoctona, bianca, italiana, e con dei programmi di intervento sociale che sostengano però soltanto una parte di popolazione. Nello stesso tempo però fanno politica anche come hanno sempre fatto le organizzazioni fasciste, quindi con la violenza squadrista, con la violenza contro gli immigrati, contro i compagni, contro gli attivisti politici antirazzisti, eccetera eccetera. Hanno aperto una sede a Genova da qualche mese, anche se lo hanno fatto non in maniera pubblica, ma con un convegno a porte chiuse, perché la cittadinanza qui è nella sua maggioranza ancora contraria a questi al neofascismo e a un gruppo come Casa Pound, quindi non hanno riscosso molto successo a livello popolare. Però hanno aperto questa sede, e tra l'altro è successo che un mese e mezzo dopo l'apertura della sede dei compagni stavano attacchinando manifesti per questo corteo, e uno dei compagni è stato aggredito dai fascisti che stavano all'interno della sede ed è stato accoltellato, per cui questo episodio ha ulteriormente aggravato il clima politico e ha dato ulteriore sostegno a questa manifestazione, nonché ha fatto montare anche la rabbia tra i compagni e tra gli antifascisti a Genova e anche in Italia. Infatti c'è stato molto supporto dalle altre città italiane per questa manifestazione. Io penso che il numero delle persone è stato molto importante, e vuol dire che c'è stata una grossa attenzione, una grossa solidarietà, e di questo penso che siamo tutti molto molto contenti. Vorrei aggiungere questo, che questa, un appunto molto importante di questa manifestazione è stata che è stata indetta per combattere i neofascisti, ma nello stesso tempo ha dichiarato che di essere fortemente contro le politiche fasciste del governo. Il governo italiano è un governo del Partito Democratico, che
non è un partito che si dichiara fascista e che però nello stesso tempo ha messo in atto in questo paese negli ultimi 4 anni delle politiche che noi abbiamo definito fasciste. E questo ha fatto sì che tutta una serie di forze che in Italia si dichiarano di sinistra non abbiano partecipato, perché noi siamo stati molto chiari che eravamo anche contro il governo e contro quelle politiche del governo, e per noi questa è una vittoria molto importante, cioè dichiarare che l'antifascismo militante è un antifascismo anticapitalista, è un antifascismo rivoluzionario e è un antifascismo quindi che combatte fortemente i governi capitalisti che in questo momento in Europa comunque mettono in atto delle politiche neoliberiste che sono quindi anche delle politiche fortemente colonizzatrici e quindi anche fasciste. Anche qua a Genova siamo arrivati alle aggressioni, prima di una compagna la ci sono zitti, poi con l'aggressione di una squadra di 30 militanti che ha aggredito 10 compagni e compagne che stavano assassinando un altro agente e il suo portatagli è stato accoltellato con i classici che vogliono fare i fascisti e i suoi compagni vivi che arrivano alle spalle. Questo è il fiore del partigiano morto per la...